inhuman. The limitless. Arnold Schwarzenegger is the... Ci tengo a precisare una cosa. Da quanto ho capito dai feedback, la gente predilige i video ignoranti. Però sappiate una cosa, io non farò video ignoranti. Se poi volete video ignoranti, andate da qualche altra parte. Cosa? Io non farò video ignoranti. Da 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 io non farò video ignoranti. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono di nuovo in partenza. Come avete visto dal titolo, sto andando in Slovenia. E a sto giro finalmente non sarò da solo. Dissolvenza nera. Video ignoranti. Madonna mia, sti capelli non se li possono vedere. Comunque ci siamo fermati all'autogrill, abbiamo mangiato, ci voleva una carica e adesso andiamo in Slovenia a piedi. No, io non guido. Allora, abbiamo oltrepassato il confine. Senti che carica, in realtà fino a 2 minuti fa stavo dormendo. Qua abbiamo preso una vignetta alla dogana e ci è costata 20 euro ed è valida 10 giorni. Dio, mi sembra l'ultima fermata Alaska, porca puttana. No, io sto morendo, giuro. La situazione è un po' così, merda. Un po' di ansiella. Siamo in giro noi e in mezzo si sparge i sali. Ma il bello, no? È che vorrei far vedere quanti chilometri di autonomia. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo rischiato di accamparci in qualche benzinaio perché eravamo senza gasolio. Cosa mi devi dire? Il tappo della benzina. Penso che si gira. Ma sei a fuoco? Allora, sono alla ricerca dell'ostello. Il tempo è quel che è. E venire con le Stasmith non è stata una bella idea. Perfetto! Raga, siamo arrivati in ostello e non possiamo urlare perché c'è un bordello, prima chiusa. È stato un viaggio Buonanotte. Minchia, fra, troppo forte. Buongiorno amici e benvenuti a Ljubljana. Stiamo uscendo. Andiamo alla scoperta di Ljubljana. Stiamo attraversando il Ponte dei Draghi, che è uno dei ponti più famosi di Ljubljana, stavo pure cadendo, per dirigerci al mercato centrale. Trenarci cerca di catturare Snorlax. Io vi dico un paio di cose su sto castello. Abbiamo deciso di non entrare perché su varie recensioni, qualche consiglio, comunque il castello è stato ristrutturato nel 1960, mi sembra, e quindi non è sto granché all'interno, però fuori è carino. Qui sono già a capo palestra. Ah, sei già a capo palestra. A posto. Attraversando il triplo ponte. Stiamo attraversando il triplo ponte. Cioè, che non è che c'è tanto da dire. In realtà sono tre ponti. Tre ponticelli che formano il triplo ponte.
Ljubljana è piena di ponti. E diciamo che non è facile fare riprese con la neve. Buone patatine. Adesso stiamo andando da H&M a comprare delle calze. Ci abbiamo i piedi ghiacciati, raga. Cioè, all'estero la trovo sempre, e in Italia non c'è. Basta con ste cafonate, dai. Fra, ma giusto per curiosità, no? Perché dico che è una cafonata? Perché non ti piace. Narci non guarda i miei video. Cioè, ho scoperto che non guarda. Aspetta, cos'è? Ah, perché per l'acqua la fragola prima. E poi sta cosa dei lucchetti non la sapevo, quindi. Dai, ma lo sai che ti voglio bene. Poi in ostello lo costringo a guardarsi tutti i video e iscriversi al canale e mettere mi piace. Siamo venuti in sto posto che è la parte alternativa della città. Diciamo che è un posto da scappati di casa, però è figo. E la sera qua si popola di gente, si balla, si beve, si spacca tutto proprio. Ma in teoria è una città culturale. Ok, raga, siamo tornati in ostello. Adesso ci riposiamo un attimo. Quindi, buona, ci siamo. Stiamo uscendo. Comunque Ljubljana è molto tranquilla come città. Non è che c'è tutto granché da vedere. Stiamo cercando qualcosa da mangiare. Vabbè raga, abbiamo mangiato, siamo belli pieni. Vi auguro buonanotte e se vediamo domani. Buongiorno amici e benvenuti nel nostro secondo giorno in Slovenia. Abbiamo fatto il check out, abbiamo fatto colazione, siamo già in viaggio e ci stiamo dirigendo verso le grotte di Postunja. Abbiamo parcheggiato, molto probabilmente siamo in ritardo, quindi secondo me non ce la faremo. Sono pessimista a sto giro. Facciamo una canzone civile all'italiana. Scavalliamo tutti. Comunque ce l'abbiamo fatta. Qua vi auguro una buona giornata e buon ritorno a casa. Grazie, arrivederci. Grazie. Ma si è troppo! Vamonos. Poi ragazzi. Vai, spara un. Fantacci! Abbiamo terminato la visita alle grotte di Postumia. Raga, è uno spettacolo. Biglietto vale quanto l'intero weekend a Ljubljana. L'ingresso costa 25,80 €. Ho trovato molto interessante la storia, perché nonostante appartengono a madre natura, ne hanno risentito anche della storia dell'umanità, perché sono state scoperte sotto l'impero austro-ungarico, successivamente entrate in possesso di noi italiani, durante la seconda guerra mondiale in mano ai tedeschi, per poi passare all'ex Jugoslavia e infine alla Slovenia. Comunque adesso andiamo a mangiare qualcosa alla randagia al Lidl e poi andiamo verso il castello. Ci siamo resi conto che questa zona qua è la zona della bufera di neve. Siamo finiti dove siamo usciti per fare il gasolio. Che bello, eh! Bei ricordi! L'ansiella proprio!
Allora, questo è il castello di Lueghi e dista 9 km dalle grotte. Comunque noi abbiamo deciso di non entrare, uno perché siamo poveri, due perché il nostro programma prevedeva la partenza verso le 4, 4 e mezza. Comunque dal fuori è una figata, immagino dentro. E da quanto ho capito è stato abitato fino al dopoguerra, cioè... Mi sa tanto che era il parcheggio dei pullman questa. Mi sa. Hola, muy buenas, soy Santiago de Argentina. Un saludo para todos. Grande. Abbiamo dato un passaggio a Santiago alla stazione del pullman. Io direi che da un momento all'altro questo video potrebbe finire, perché stiamo tornando a casa. Preso male, Fra. Per la multa. Ma va, tanto non ci arriva. Anche punti c'hai? No, no, sti cazzi. Con questo bel tramonto chiudo questo video. È stato un viaggio intenso, soprattutto l'andata. Spero che questo video vi sia piaciuto. Farete robe, no? Vabbè, se vi è piaciuto mettete like, condividete tutte quelle robe lì che io di solito non dico mai, però è giunta l'ora di iniziare a dirle. Vuoi salutare Fra? Ciao ragazzuoli, fate bravi. Sempre. Se non dicessi niente. Non diciamo niente.